Ciao ragazzuoli, allora, nel mentre che io me la sbrigo di ritorno dalla visione di Oppenheimer, quindi, tra l'altro la seconda visione che ho fatto di Oppenheimer, stavolta l'ho fatta con mio padre, film complesso, andate a vederlo voi e ditemi poi cosa ne pensate, parliamo di temi un pochino più in linea col canale, cioè il girone degli ex che ormai abbiamo visto tutti e la questione attaccante. Ora vi dico la mia su entrambi i fronti. Beh, il girone degli ex, ragazzi, ho visto tanta gente terrorizzata, ma devo dire che per quanto sia un più che un girone tosto, secondo me è un girone equilibrato, è un girone imprevedibile nel suo finale, ma io credo che il Milan, in tutta onestà, posso giocarsela con tutte e quattro, con tutte le tre le altre protagoniste del girone stesso. Mentre due anni fa il girone del Liverpool Atletico e Porto, secondo me il Milan era indietro tutte e tre, perché sul chi è che fosse no? Fuori fisico, perché il Porto aveva molta più esperienza internazionale, l'Atletico era una squadra uguale con tanta esperienza internazionale, il Liverpool non ne parliamo, era il suo momento d'oro. L'anno scorso era un girone oggettivamente più abbordabile, ma c'era il Chelsea che secondo me rispetto potenzialmente al PSG di quest'anno e al Newcastle e al Borussia era un po' più solido prima di tracollare poi nella seconda parte della stagione. Quest'anno invece vedo tre squadre più o meno per ragioni diverse sullo stesso piano. Il PSG è sempre il PSG, ma secondo me ha meno qualità rispetto agli anni scorsi. Pur godendo di Mbappé, che è il vero gioiello di questa squadra, per il resto non vedo giocatori superiori al Milan, tutta onestà, se non Hakimi sulla destra. Ecco, l'unica zona in cui do vinta al PSG come formazione, al di là di Mbappé ovviamente, è con Hakimi. Il Borussia è una squadra, secondo me, non superiore a noi, e idem in mio caso. Sono però per ragioni diverse, tutte e tre, per anche modi diversi di giocare, squadre che ci terranno sempre impegnati. Ma al tempo stesso si terranno anche impegnate tra di loro, quindi non penso ci sarà una fuga di qualcuno al di sopra delle altre. Credo, non lo so. O se proprio ve lo devo dire, se ci sarà una fuga, non lo so, me la sento del Milan, ma non la sento come l'ipotesi più probabile, ma dato che penso che alla fine ci si combatterà tutti quante, credo che sarà un girone dove davvero si deciderà la qualificazione all'ultima giornata, con le squadre appaiate. È davvero, ogni partita può finire 1x2, sia in casa di uno che dell'altra. Quindi, stando così le cose, è vero, ripeto, che è un girone impegnativo, ma non di quelli scritti, ecco, e questo mi dà anche uno stimolo, perché forse anche noi abbiamo bisogno di stimoli per dare il meglio, ecco. Ma è vero che è un girone impegnativo, quindi, e qua mi collego al tema, l'altro tema caldo, ovviamente, secondo me, ragazzi, serve un attaccante forte. Serve un attaccante forte, o almeno qualcuno di superiore al buon Lorenzo Colombo, perché se Lorenzo Colombo, non perché non avrei tenuto Lorenzo Colombo, fosse saltato Taremi mi sarei tenuto Colombo in tutta onestà, sempre che sia saltato Taremi. Non è detto, adesso cito anche le parole del un dirigente del Porto che ha detto che tra Milan e Porto la questione è c'è l'accordo e bisogna invece ritrovarlo col giocatore Milan. Ma se abbiamo dato via Lorenzo Colombo, il Milan deve avere qualcuno, dal mio punto di vista, più affidabile di Colombo per affrontare, e lo sappiamo ormai, due fronti, almeno nella prima parte della stagione, che richiederanno in entrambi i casi la massima forma fisica, che vuol dire che bisogna per forza far turnover, perché non ci si potrà riposare né da una parte né dall'altra, perché oltretutto, lo sottolineo, abbiamo anche il
perdonatemi, culo di avere nella parte, nelle prime 10 partite di campionato, praticamente partite estremamente ostiche. Quindi abbiamo girone ostico e prime 10 partite di campionato ostiche, ragion per cui giocatori iper stressati, ragion per cui bisogna alternarsi bene e tutte devono essere di alto livello. Ora, giravano voci, non so quanto plausibili, di un Milan che, dato Colombo, reintegra Origi e chiuso il discorso. Personalmente questa, sapete che io non ho mai criticato il mercato del Milan, ma a parte che si critica sul campo, ma ho dato le mie valutazioni, permettetemi di dare una valutazione di questa ipotesi. Il mio punto di vista sarebbe un pasticcio, perché nel momento in cui tu hai tirato fuori da un progetto un giocatore, premesso che io Righi, prima che venisse messo fuori, me lo sarei anche tenuto, l'ho sempre detto, come alternativa a Leao, perché no, un giocatore di esperienza comunque sia, lo puoi utilizzare, diamo una seconda chance in vista del suo curriculum. Ma nel momento in cui tu, Milan, hai definito che questo giocatore non fa più parte del tuo progetto e lo hai messo senza mezzi termini fuori rosa, primo, secondo me non ci fa una bella figura reintegrarlo, perché non penso che tu Origi ti troverai più bene al Milan, perché in una, cioè io se mi sinceramente se sentissi una ragazza che ci stavo assieme, mi caccia via, mi dice trovati un'altra casa e poi mi richiama, o sono uno zerbino e dico ok, oppure mi viene voglia di dire sai che c'è, vattene a far culo, primo. Quindi non so quanto mentalmente Origi possa riaver voglia e fiducia nel progetto Milan, nel momento in cui il progetto Milan ha detto che non ha fiducia in lui. Ma forse anche che Origi voglia mettersi in gioco, e ok, e quindi non ci sia l'aspetto mentale, che però faccio fatica a non pensare che ci sia, ci sarebbe quello fisico, perché se tu hai fatto praticamente 3-4 settimane di preparazione a parte, non è la stessa cosa, ragazzi, che fare la preparazione in gruppo dal punto di vista fisico. E uno come Righi, che sappiamo già che aveva bisogno di fare la preparazione, che è uno dei motivi per cui l'anno scorso ha reso anche poco, secondo me, perché ha fatto male la preparazione col Milan, se tu parti già da reintegrarlo e questo qui non vede il campo dalla notte dei tempi, è un giocatore comunque strutturato, non ha seguito quest'anno le variazioni tattiche collettive, perché comunque si è allenato sempre a parte, e vi assicuro che non è la stessa cosa, perché io sono in contatto con un amico fraterno un giocatore storico del Milan che fa parte dello staff attuale del Milan, che è uscito a cena con Salemakers, poi non ve l'ho detto perché insomma è a Bologna, ma ha raccontato un po' la situazione degli esclusi, e dal punto di vista fisico Salemakers mi ha detto: io adesso sinceramente, col fatto che mi alleno a parte, ho un po' paura di infortunarmi laddove dovessi andare in una nuova squadra. Ecco, fa capire, perché è un'altra situazione dal punto di vista fisico l'allenarsi a parte. Quindi io Righi, sinceramente, se fosse l'alternativa, un po' mi preoccuperei, se permesso che sempre poi bisogna avere il capo. Se non dovesse essere invece Taremi l'alternativa a Colombo, che voglio vedere chi si può trovare un giorno dal termine delle trattative di livello superiore a Colombo. Chi c'è? Boh, Jovic, per la grazia del Signore, spero di no. Jovic è, secondo me, a livello di inserimento nel gioco del Milan, nettamente meno... dal minor potenziale di Colombo stesso. Sentivo altri nomi, Sanabria, ragazzi, boh, non mi sembra il giocatore adatto, mi sembrano tra toppe, a toppa che è peggio dello sbrego, ecco, se ci deve essere uno sbrego. A quel punto, in tutta onestà, mi starei tenuto Colombo, che già da un po' che sta andando con noi, già ci conosce, ha fatto la preparazione con noi e tutto, non metterei una toppa tanto per mettere, ma eventualmente qualcuno di livello. Ma dato che Colombo sembra che vada al Monza, adesso non so bene quello che capiterà, sinceramente vorrei anche una vostra opinione, cosa vi aspettate. Io in cuor mio, pur avendovi detto come prima che
la sento poco probabile come cosa che può andare in porto, ma anche è vero che fossi in Milan ragionerei molto sul fatto che se non viene Taremi, chi viene? Chi è che c'è che può garantire un livello tale da permettere a Milan di fare una sequenza di partite così importanti che non possiamo per forza di cose caricare sulle spalle di un 37enne tutte quante? Non gioca, si gioca Okafor, ok, ma poi Leao chi lo sostituisce? Cioè Leao deve poi giocarle tutte, no? Anche Leao bisogna del cambio. Se Okafor lo metti centravanti, chiaro che non ti può fare il cambio di Leao. Chi mette a sinistra? Pulisic, ok, Pulisic gioca tutte, sappiamo già com'è la sua propensione ad infortuni. Non lo so, mi sembrerebbe, secondo me una punta serve, una punta affidabile. Vedremo, insomma, questo è un po' il mio pensiero, sempre, faccio sempre la premessa perché non voglio discussioni sterili. Sono sempre mie recuperazioni cazzometriche sulla base di un mio pensiero e di una chiacchierata che faccio con voi. Non voglio dare sentenze, se le avete percepite, avete percepito male perché io non do sentenze. Mi rimetto sempre nel lavoro fatto dal Milan, io vi esprimo solamente degli spunti di riflessione. Tutto qua. Ciò detto, focus sulla Roma. Questo è essenziale, infatti oggi nel video che ho fatto, no, è stato il primo argomento che ho trattato, perché bisogna sempre comunque basarci sul calcio giocato. Chiudo per farvi fare una risata, dato che l'ho fatta fare anche al Tring. Avevo letto sui social l'ipotesi più catastrofica che potesse capitare di qui ai prossimi giorni per il Milan: Taremi salta, girone infernale per il Milan e facile per l'Inter, e fin qua quasi ci siamo, però non è infernale per il Milan in realtà, ve l'ho già detto. Partita con la Roma decisa da un gol di Lukaku che sobenta all'ultimo minuto, dato che non può fare una partita intera. Pausa nazionali con consueti infortuni di giocatori del Milan, che da sempre si infortunano nella pausa nelle nazionali, e ripresa del derby con due o tre titolari che non possono giocare. Ecco ragazzi, non andrà così, non può andare così male, può solo andare peggio, Dio santo. Può solo andare meglio. Vi saluto, vi mando un abbraccio e alla prossima. Ciao.